ragionando con alcuni gruppi che possono essere interessati a fare un percorso nel mondo del calcio. Tra questi ho conosciuto tramite un agente di calciatori, ho conosciuto il dottor Pavanati e ho fatto gli stessi ragionamenti che ho fatto con tutti. Il Pescara non ha nessuna fretta di essere venduto. Io, proprio a garanzia del Pescara, garanzia del Pescara e non di Sebastiani e del suo gruppo, ho dato delle condizioni e queste condizioni, se qualsiasi gruppo dovesse poterle rispettare, ci troveremmo sicuramente di fronte a un gruppo molto serio, perché vi posso assicurare che sono molto stringenti e soprattutto hanno bisogno di una solidità importante. Se dovessero arrivare le chiusure alle condizioni da me proposte, vuol dire che siamo di fronte a un gruppo importante, perché vi posso assicurare che non tutti si possono permettere il lusso di fare quello che ho chiesto io. Io ho in piedi una serie di trattative. Se una di queste trattative dovesse arrivare in porto alle condizioni da me proposte, e allora significherebbe avere a che fare con un gruppo importante, per cui sarei la persona più felice del mondo. Quindi, da questo punto di vista, questo è un motivo di garanzia anche per la città e per il Pescara. Fin tanto che nessuno si presenta con quelle garanzie, con quelle condizioni, il proprietario del Pescara sono io e il mio gruppo. Quindi decido io, faccio quello che voglio e vado avanti senza nessun problema. Per cui non mi hanno infastidito, anzi. Secondo me, io credo che ci sarebbe voluta un pochettino di attenzione in più, ritengo, perché comunque sia, poi nella vita non si sa mai come vanno le cose, per cui prima di dire ho fatto già o sono pronto, magari io. Ma ripeto, non è questa una mia idea, una mia sensazione, però ognuno poi ragiona con la testa sua. Io sono pescarese, vivo a Pescara. Giro Pescara tutti i giorni e non farei mai una carognata al mio Pescara e alla città di Pescara. Quindi non sono uno di quelli che si deve liberare del Pescara. Se lo farà per renderlo migliore di quello che può essere oggi e soprattutto dando la società in mano a delle persone che siano serie, di comprovata serietà e che non hanno nessun tipo di problema. Le condizioni di cui ti parlavo prima sono un motivo di garanzia non importante, di più per la società del Pescara. Perché poi io che faccio questo mestiere, sto nel settore bancario da una vita, so che se qualcuno ha la possibilità di portare certe garanzie, vuol dire che ne ha almeno 3 volte tanto. Scenario 1, se dovesse non esserci la possibilità di cedere il Pescara, noi non è che siamo carichi. Come al solito, come lo siamo sempre stati dal primo giorno a oggi, siamo dei leoni affamati, quindi non abbiamo nessun problema ad andare avanti. Se non lascio, sono costretto a fare sempre bene perché sono il primo tifoso del Pescara.